Mara Venier resta a domenica in Sono un casino, il marito non l'ha presa bene. La nota conduttrice non rinuncia a domenica in Isvela, è il mio tallone d'Achille. Sarà al timone del contenitore domenicale di Rai 1 anche nella prossima stagione televisiva, Mara Venier. Da anni ormai gli annunci su un possibile addio alla trasmissione si susseguono, ma poi, arrivata l'estate, la presentatrice si convinse ad andare avanti per la gioia dei suoi numerosissimi fans. Sulle pagine del Corriere della Sera ha raccontato: "Domenica in è il mio tallone d'Achille, non potrei fare nessun altro programma, è un format adatto a me, domenica in sono io, il mio modo di essere, i miei amici. Una trasmissione che sembra cucita addosso alla conduttrice veneziana che in questi anni è riuscita a vincere la gara degli ascolti, commuovendo e divertendo i telespettatori con le sue interviste mai banali, in grado di entrare nelle case degli italiani in punta dei piedi, ma lasciando il segno. Non ha nascosto però che il marito non ha preso esattamente bene questa sua decisione di continuare ad essere al timone dello show festivo. A mio marito non sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato", la confessione di Mara Venier. Ha raccontato che quando la Rai le ha proposto di continuare con Domenica in un altro anno non ha saputo dire di no, la conduttrice. E sul marito, Nicola Carraro ha riportato: "A mio marito non sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato. E ogni volta è così. Sono un casino di donna". Ha parlato anche della sua infanzia a Mestre, Mara Venier, di quegli anni spensierati in cui, anche se i soldi non c'erano, c'era tutto, eravamo felici e non lo sapevamo. Non sono mancati però i dolori nella vita della conduttrice veneziana che a 17 anni è rimasta incinta, è seguito poi un matrimonio riparatore terminato dopo appena un anno. La conduttrice svela sul nuovo film di Ferzan Özpetek: "Mi sono inventata qualsiasi cosa per fuggire". Non solo la conduzione nel futuro di Mara Venier, che sogna un programma con Matano, la conduttrice avrà una parte nel nuovo film di Ferzan Özpetek Diamanti. Ha raccontato sul regista e amico: "Ci lega una profonda amicizia, è entrato meravigliosamente nella mia vita, da tempo mi diceva che voleva entrassi, anche solo con una partecipazione, in un suo film". Ha poi ammesso di aver cercato in tutti i modi di evitare di tornare a recitare. "Io ho resistito moltissimo, mi sono inventata qualsiasi cosa per fuggire, alla fine però ha accettato ed è pronta per incantare anche il grande schermo in attesa del ritorno su Rai 1 in autunno".